Allora, benvenuti ragazzi a questa seconda parte sul video delle fondazioni. Quello che vedete qui è fondamentalmente il getto della ciabatta inferiore che abbiamo già fatto. Quindi adesso vi faccio vedere un pochino, insomma, il risultato. E la ciabatta inferiore viene gettata, come avete visto, semplicemente appoggiando le armature inferiori, distanziandole, senza però casserare, appunto perché c'è il terreno che fa da contenimento, e poi dopo viene fatto diciamo il getto. Poi si comincia a casserare la parte superiore, che lo vedremo tra poco, e poi procedere. Come vedete, le armature ovviamente devono essere controllate e verificate prima, quelle della parte inferiore, e in modo da poter poi procedere con l'altra parte. Se manca qualche ferro sulla parte superiore, lo potete inserire anche in un secondo momento. Ovviamente non vale la stessa cosa per la parte sotto. Quindi facciamo un breve giro, vi faccio vedere e poi proseguiamo. Allora ragazzi, come vedete, siamo arrivati a casserare le travi di fondazione e tra poco ci sarà il getto dell'anima superiore, quindi la parte superiore della ciabatta, e poi dopo si partirà con le armature dei pilastri. Questi sono i ferri di ripresa che vi avevo già fatto vedere nell'altro video, che ovviamente sono già stati inghisati sulla parte sotto, e ovviamente si getta in due parti perché sennò sarebbe molto difficoltoso casserare il tutto. Se però comunque i getti avvengono in due momenti abbastanza vicini tra loro, insomma non ci sono dei problemi particolari, anche perché come vedete la parte dentro è pulita, poi verrà bagnata, eccetera. Adesso qui vedete che ci sono ancora dei piccoli fori. Non so se si vedono sulla parte sotto, che però poi verranno sigillati con della schiuma prima di gettare, e poi si potrà procedere al getto. Adesso magari facciamo un giretto anche dalla parte di dentro. Qui in mezzo poi avverrà il riempimento, che può essere fatto in vari tipi. Ok, ovviamente i ferri sono già stati controllati, come vi ho detto l'altra volta, nella parte precedente, perché una volta gettato sotto poi si fa anche fatica. Però se ci dovesse essere qualche correzione sulla parte superiore si può ancora fare, anche se magari con difficoltà, prima di gettare. Cosa importante, come vi dicevo l'altra volta, ovviamente sono le misure, i fili, le disposizioni e il numero di ferri, che sono cose che soprattutto le prime volte vanno controllate, nonostante ovviamente la ditta a sua volta deve controllare, lo fa, vanno controllate più e più volte. Ok? Quindi dopo questa fase andremo poi a gettare la parte, cioè andremo a iniziare ad armare i pilastri che noi getteremo ovviamente fino a questo livello che vedete, perché c'è la parte di ferro, poi c'è la parte di copriferro che arriverà circa su quel livello lì, e poi dopo si cominceranno praticamente da questi ferri di ripresa qua ad appoggiare i ferri dei pilastri, che si inseriranno appunto qua dentro e poi
si partirà, poi ve li farò vedere in un prossimo video.